Ciao bella gente, benvenuti in mio canale, io sono Mal e oggi ho cambiato la posizione del video perché ieri ho verniciato casa di bianco e sono strapiena di calli, sono soddisfattissima e quindi questo angolo mi piace, quindi oggi ho voluto fare questo video da questa angolazione. Comunque, quando finirò casa ve la faccio vedere. Comunque bella gente, ho fatto una maschera per i capelli in frattempo che verniciavo casa. Ho fatto una maschera fantastica per i capelli, mi è piaciuta tantissimo e guardate, guardate che effetto fa, stupenda. In frattempo questa maschera va bene anche per il viso, va bene per la pelle mista, pelle grassa, pelle secca, ma va benissimo anche per la pelle acneica, per la pelle impura, per la pelle mista e quindi ho deciso di condividere con voi questa maschera. Vi lascio al video tutorial. Cominciamo con la preparazione della maschera. Allora, prima di tutto ci serve della vitamina C. Se avete l'aspirina va benissimo, io non ce l'avevo, avevo solamente la vitamina C. E come voi sapete la vitamina C è fondamentale per l'attivazione del collagene sulla nostra pelle e anche per i nostri capelli. Allora, l'ho schiacciata con un pezzo di carta, volendo, se l'aspirina potete tranquillamente metterla direttamente nel latte di cocco che ho utilizzato. Ho usato più o meno 3 cucchiaie del latte di cocco. Ho miscelato bene tutto, come vedete è effervescente, quindi fa le bolle. Dopodiché aggiungo il kefir, chi non lo conosce lo potete, il kefir è una specie di yogurt naturale. Lo potete tranquillamente trovare in supermercati, soprattutto nell'Esselunga. Invece in Spagna c'è solo una marca, si chiama proprio Kefir, e al Mercadona. E il quarto ingrediente è la maisena, o l'amido di mais, o l'amido di riso che se avete. Mettete la quantità giusta per rendere tutta la massa un po' cremosa, non troppo né liquida né troppo pesante, effetto proprio crema. Adesso andiamo all'applicazione. Come vedete ho passato il vaporino sui capelli e adesso vado con l'applicazione della maschera. La applico su tutti i capelli, ovviamente non è comunque, non è così semplice e facile applicare una maschera sui capelli ricci, però almeno ci provo. Ultimamente sono strapiena di brufoli, mi vengono dei brufoloni, non brufolini, c'è dei mostri, degli amici impiantati in faccia. Comunque uso questo aggeggino che io adoro, 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 e lavo bene ovviamente il viso, dopodiché applico la maschera che ho usato per i capelli, la stessa identica, la uso per il viso. Dopo che ho lavato i capelli,
uso questo balsamo che non si risciacqua di Lola Cosmetic, lo sto utilizzando da circa 2 mesi, mi piace tantissimo perché idrata. Io lo uso proprio dalla punta fino alla radice, dalla radice fino alla punta, mi piace tantissimo, idrata ma nello stesso momento non unge i capelli, è buonissimo. Se non ce l'avete potete utilizzare ad esempio il latte di cocco, il latte di cocco che fa un effetto fantastico sui capelli. Guardate, dopo che ho utilizzato il pettine, come voi sapete io utilizzo proprio dalla, come vedete, proprio dal bordo del pettine, e mi fa questo effetto proprio ricciolo perfetto già dalla radice. E cerco comunque di modellare il riccio anche con le dita, se non avete il pettino così basta che pettinate bene i capelli e proprio li modellate anche con il pettine e con le dita. Io ho cercato di dividerlo perché volevo vedere come mi esce un po' la forma, perché ultimamente non riesco a dargli una forma ai capelli. Eccomi, vi è piaciuta la maschera? Spero che vi piace, spero che vi la provate perché è veramente molto bella e lascia un effetto molto bello sia per i capelli che per il viso, sia per il corpo. Bella gente, spero che vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuto mettetemi un like, attivate la campanellina, condividete il mio video con i vostri amici, i familiari. Vi aspetto il mercoledì prossimo perché vorrei fare un live, una diretta da casa mia e faccio vedere come si usa la luce pulsata, perché io ce l'ho a casa da tanto che volevo fare il video ma ho preferito farlo direttamente in diretta, così mi fate tutte le domande che volete e vi faccio vedere come funziona, cosa serve, come si usa. Bella gente, spero che vi è piaciuto il mio video, spero di esservi in compagnia e mi raccomando seguitemi su Instagram e Facebook. Vi lascio un piccolo video del mio lavoro come vernicio casa a ritmo di musica. Ciao bella gente, alla prossima, ci vediamo mercoledì, mi raccomando.